Cazzo, se siete fighi, ragazzi. Spacca. Magnifici. Conoscete gli HVOB? Sì. Andiamo a nozze. E in questo momento mi avete portato proprio in quel mondo e ho percepito tutte le figate che si possono fare insieme. Cioè, bravi davvero. Grazie. Veramente grazie. Figo. Grazie. Figo perché siete contaminati di tante diverse cose e secondo me meno male che X Factor 2020 è contaminato anche di voi. Grazie. Parlo a te ma è come se parlassi al gruppo. Cioè, il palco è il tuo elemento naturale. Tutto ha senso quello che hai fatto, il modo in cui hai cantato, come muovevi semplicemente le mani. Questa per me è la differenza tra chi prova a fare il cantante e in realtà nasce perché è un cantante. Io voglio chiedervi una cosa, però voglio mettervi subito un po' in difficoltà. Le cover le fate, le avete? Sì, Look at Me di XXXTentacion. Wow! Si può sentire? Certamente. Bellissimo. Tanta roba. Ci sei? Vai. Folletto disturbato alla fine. Non so se è un complimento, però per me sì. Perfetto. Forti, loro sono forti. Usi la voce perché serve a te per dire delle cose, che sarebbe il motivo principale per cui cantare. E questo è sicuramente un vantaggio. Però quello che mi colpisce di voi è l'unicità, in qualche modo. Grazie. Io direi di passare ai voti. Sì, conta. Conta. 1, 2, 3, 4 sì! Ci avete stregato, grazie, ragazzi, vai! Grazie. Dai, grazie. Buona serata, buon lavoro. Addio, arrivederci. Arrivederci. Che bomba, cazzo. Mamma mia. A me interessa molto perché è una roba che in talent non si vede quasi mai. Non cerca consenso, capito? Chiedere consenso, non chiedere permesso, solamente supplicare perdono. Bellissimo. Sei un poeta, amica, anche, eh?